che in quei minuti Dio è con me. Guardate, anch'io sono un attimino delefatto, perché io vorrei fare anche con la parola di storia, perché noi accettiamo il titolo Caspa dicendo che ha fatto delle nomine legittime, non illegali, illegittime. Oggi arriviamo in un consiglio comunale chiesto da noi come opposizione, dove diciamo, caro sindaco, ancora una volta ci devi dimostrare se veramente la legittimità è uno dei canoni della tua gestione della rete pubblica, come qualcuno ha detto prima, e poi di fronte alla situazione in sé, nel momento in cui arriviamo al caso, insomma, in cui vogliamo capire la posizione del sindaco, poi insomma ne parliamo. Io direi, per commentare un attimo il documento di votato dal PD e poi ne prendiamo conoscenza oggi, senza speculazione, nessuno lo conosceva questo documento, assolutamente. Oggi è stata data lettura, Presidente, mi dia attenzione, Presidente, mi dia attenzione. Assessore Gabildo, il Presidente mi deve dare attenzione. Non c'è educazione. Allora, quello che volevo dire io era praticamente che dando un'interpretazione al documento presentato dal PD, di cui ne ha fatto lettura il Presidente, io capisco alcuni punti importanti, e cioè che la Corte dei Conti si è già espressa chiaramente in questo momento, vale a dire che la nomina dei dirigenti non poteva essere fatta nella misura e nelle modalità per portare avanti da questa amministrazione. Al secondo punto che mi sono segnato è che in realtà era come dicevamo noi, che in realtà la nomina poteva essere fino all'8% e non al di là, e quindi praticamente in realtà questa amministrazione poteva nominare un unico dirigente. Successivamente leggo che i contratti così sottoscritti sono contro legge, quindi altro punto immediata per stabilire la legittimità, cioè la necessità dei dirigenti per stabilire un criterio di legittimità nell'interpretazione anche della norma attuale. Io dico che al di là del colore politico bisogna fare un plauso alla nobiltà del Partito Democratico che oggi è venuto in aula, ha detto effettivamente che c'è stato un breakout tra la Giunta e il Consiglio Comunale della rappresentanza del PD e che oggi con coscienza, è vero sì che diciamo, noi l'abbiamo detto a lui, ma noi l'abbiamo detto a lui, appunto, ad esempio, dove, non è? Perché la vita non è un noi diremo sempre. Ben venga che un partito come il Partito Democratico, che io ritengo forse la maggiore rappresentanza all'interno di questa amministrazione di maggioranza, faccia un passetto del dica, caro sindaco, effettivamente ci siamo sbagliati, bisogna recuperare i dirigenti. Ora io mi chiedo, come si fa di fronte a un documento dove in 5 punti non fa altro che sposare le nostre richieste, le nostre interrogazioni parlamentari, non dire ragazzi che ci viene da dire, bravi di avete capito quello che noi sappiamo già da 5 mesi e che vi dicevamo, siamo pronti a dire, ribadiamo ancora una volta, anche con questo documento, che il sindaco deve immediatamente revocare il dirigente in quanto la nomina è illegittima. Grazie. Allora, ordiniamo un attimo la discussione. Io ho delle richieste di intervento, di polizia, ma fino ad ora si aggiunge quella di Massimo Iovice. Dopo ci saranno, se nessuno si iscrive a parlare, ci saranno le dichiarazioni, le conclusioni, diciamo, per chiedere il sindaco. 5 minuti sarò passato, consigliere.